Fantasmi a Napoli, percorsi turistici e culturali tra sacralità ed esoterismo. Si rinnova l'iniziativa del Comune di Napoli che prevede 12 giorni di eventi dedicati ai luoghi e alle storie sotterranee e segrete. Ai misteri legati quest'anno in particolare al tema di Virgilio Mago, spirito protettore del Castel dell'Ovo e della città, una figura leggendaria tramandata dal Medioevo. Queste storie di fantasmi sono meravigliose perché racchiudono storie di amore, di passioni, di assassini, diciamo, ed è la storia della città. All'interno, diciamo, di abitazioni, di castelli, ed è importantissimo perché poi i turisti su queste cose, mamma mia, ci fanno film, thriller e compagnia bella, e allora voglio dire, è una cosa importante perché per me è un traino pazzesco per il turismo, che se ancora si sviluppa ancora di più, ancora meglio. Dal 19 al 30 giugno, quindi, un programma di reading, performance, spettacoli, mostre e visite guidate porteranno cittadini e turisti lungo gli itinerari nei luoghi evocativi di storie di fantasmi e delle figure fantastiche che popolano l'immaginario di racconti napoletani. Mi sembra una bella idea, un modo molto attraente, affascinante, anche misterioso per attraversare la bellezza e la cultura di Napoli. Abbiamo fatto l'anno scorso il Maggio dei Monumenti dedicato a storie e leggende napoletane di Benedetto Croce e da lì abbiamo poi sviluppato questo tema appunto della leggenda, dei miti, e abbiamo veramente un bellissimo programma che è fatto tra l'altro dell'approfondimento storico di una vicenda, quella della trasformazione del grande poeta della latinità Virgilio nella sua figura qui nel nostro animo popolare di mago, quindi qualcosa che ha alla base anche una ricerca storica, filologica, antropologica molto interessante.